il nazismo è una cosa che è stata inventata in Germania negli anni 20 e 20 anni dopo è finita. Nel 1945 i capi nazisti sono morti tutti. Chiunque era stato nazista si è affrettato a buttare via il distintivo e a giurare che lui, per carità, sì, mi ero iscritto al partito per obbligo, però mai stato nazista in vita mia. E il nazismo lì è finito. Poi voi direte ci sono ancora gli skinhead in Germania Est che si ispirano a queste cose, ma non stanno simpatici magari, ma non è qualche cosa di profondamente radicato e significativo. Il nazismo di per sé è il regime nazista, una roba che è stata messa su in Germania, che aveva lo scopo di rendere potente la Germania e sterminare gli ebrei, scopo dichiarato fin dall'inizio, è stato quello. Tanto che se voi trovate oggi uno che dice io sono nazista, è inutile chiedergli ma Hitler ti sta simpatico, perché se uno è nazista Hitler gli sta simpatico. E il nazismo ha come simbolo la croce uncinata, la svastica, e la svastica vuol dire quello. Se uno oggi si volesse mettere una svastica all'occhiello vuol dire io sono per la dittatura, il militarismo, lo sterminio degli ebrei, la grande Germania e così via, vuol dire quello. E il fascismo? E il fascismo è nato nel 19 e nel 45 è morto, è durato poco più di 20 anni anche lui. È morto il fascismo, non sono spariti i fascisti. L'Italia era piena di fascisti ed è tuttora piena di fascisti, perché il regime ha governato il paese per lungo tempo con un consenso diffuso, anche se non generalizzato, ha fatto delle cose che una parte del paese voleva, e nella memoria delle famiglie italiane, moltissime famiglie hanno memoria di nonni antifascisti, operai finiti in galera, oppure partigiani, e moltissime altre famiglie hanno memoria invece di nonni fascisti e che hanno raccontato ai loro figli che nell'Italia fascista si viveva benissimo e non c'era nessun problema e non si capisce perché oggi si deve... No, ecco, è così, questo è un dato di fatto. Però il fascismo in quanto tale, come fenomeno storico, dura dal 19 al 45. Dopo c'è il neofascismo, che è un'altra cosa. E infatti, se voi trovate qualcuno, e lo trovate di sicuro, anche qui nel quartiere penso sia pieno di persone che dicono ah, io sono fascista in realtà, è inutile chiedergli e Mussolini ti sta simpatico? Perché se uno è fascista, essere fascista vuol dire identificarsi col regime di Mussolini. Quello è. E il fascio littorio è il simbolo di quel regime e di quei valori. Quali sono i valori? Beh, l'Italia deve essere forte, potente, unita, non bisogna litigare, non ci devono essere partiti che litigano fra loro, non ci devono essere giornali che scrivono cose scandalose, deve essere un paese unito, forte, gerarchico, non bisogna eleggere i sindaci, decide il governo chi deve essere il sindaco di Roma. Bisogna marciare tutti quanti per le strade, tutti inquadrati, e così l'Italia sarà forte, potente e rispettata. È una roba che piaceva a un sacco di gente. E a me, se uno mi dice a me questa roba mi piace, mi sta anche bene, hai tutto il diritto di dirlo, naturalmente. Però il fascismo è quello. Ma il comunismo, ammettiamo pure che sia finito anche lui, perché nel mondo di oggi non lo si vede come un...